Ciao amici del bosco! Lo sapete da dove arriva l'energia elettrica che consumate? Tutti ci dicono di essere sostenibili e di utilizzare le energie rinnovabili, ma quali sono le energie veramente rinnovabili che ci permettono di essere sostenibili? Ogni tanto il pannello solare va spolverato! In questo video andiamo ad esplorare le fonti energetiche, cercando di capire quali sono le energie rinnovabili, effettivamente rinnovabili, con i loro pro e i loro contro, perché non tutte le energie che possiamo definire rinnovabili poi funzionano allo stesso modo. Il video lo facciamo in collaborazione con Tate, che è un fornitore di energia. Tra le energie rinnovabili ci sono quelle derivate dalla combustione della biomassa legnosa. In pratica si ricava energia elettrica dalla combustione del legno. Su questo argomento avevamo già fatto un video denuncia. Vengono considerate rinnovabili queste energie perché gli alberi possono ricrescere. Ma questo ragionamento è corretto? E quando io brucio un albero, l'emissione di anidride carbonica è immediata e quindi andiamo ad aggravare una situazione che già è fortemente compromessa perché c'è un eccesso di anidride carbonica nell'aria. Dovremmo avere l'albero che ricresca in pochissimo tempo e questo non è assolutamente. Io quando brucio un albero di 80 anni devo aspettare 80 anni prima che un altro cresca e mi dia gli stessi benefici di assorbimento di CO2 e di tutte le altre funzioni che fa rispetto al clima, al ciclo dell'acqua, eccetera, eccetera, di quello che ho bruciato. Quindi non possiamo considerarlo assolutamente una risorsa rinnovabile. Quindi, bruciando alberi, andiamo a peggiorare ancora di più la situazione del riscaldamento globale. Sappiamo che dobbiamo ripiantare miliardi di alberi per porre rimedio a questa situazione. Che facciamo? Continuiamo a tagliarli? Che cosa sta succedendo oggi? Che noi, torniamo al carbonio, quindi all'energia, e facciamo morire di fame la terra perché gli togliamo il carbonio, che è la sua matrice elettiva e dove costituisce fertilità. Quindi la terra muore di fame. L'atmosfera muore di indigestione e le acque muoiono anche di inquinamento per eccesso di carbonio. Questo sta succedendo e secondo me questa cosa è più grave dell'inquinamento perché riguarda le sostanze di cui siamo fatti. Il carbonio non sta solo nel tronco, ma sta nelle radici che noi lasciamo a morire e che quindi produrranno per lenta consunzione anidride carbonica. Sta nell'humus e nella lettiera e talvolta ce n'è 5, 6, 8 volte di più che nel tronco ed è immobilizzato come compost perché dà fertilità. E infine una parte prende la via del ciclo dell'acqua perché l'esalazione di CO2 delle radici non finisce in aria, ma in massima parte si scioglie come acido carbonico in acqua, nell'umidità, e quest'acido carbonico produce ioni bicarbonato che sono solubili in acqua. Lo ione bicarbonato è un altro nostro amico incredibile, stabilizza il pH di tutti gli ecosistemi acquatici e del mare. Tutti i nostri corsi d'acqua che hanno lo ione idrocarbonico sono straricchi di vita, sono strapieni di vita, hanno un potere autodepurativo sconvolgente, enorme. Tutte queste azioni combinate non vanno viste soltanto tronco energia, ma tutto il complesso che ci sta dietro. L'utilizzo di biomasse per la produzione di biogas è un po' diverso. È vero che andiamo a distogliere materia importante dalla produzione di compost, che è un utilizzo nobile della materia organica, però è accettabile appunto distogliere una parte di questa materia per la produzione di energia elettrica. Il compost è un trattamento aerobico. Se io la stessa materia la tratto in maniera anaerobica, quindi dentro i contenitori chiusi e senza aria, questo vanno in putrefazione e sviluppano gas. E questo è il biogas. Come limpido oggi lo stagno?
L'acqua in movimento è una risorsa fantastica, una grande capacità energetica e anche una capacità depurativa. L'idroelettrico sfrutta l'acqua in movimento, ma dobbiamo fare attenzione, se è vero che questa è un'energia sostenibile, quando costruiamo delle dighe facciamo dei danni enormi agli ecosistemi. Per l'idroelettrico il problema è lo sbarramento, sono le dighe, grandi, piccole, che siano, perché ogni sbarramento è una tragedia per il fiume, è una tragedia. Una tragedia non solo perché sconvolge il trasporto solido, la fisica, eccetera, ma sconvolge tutto, impedisce ai pesci che hanno bisogno di tornare in risalita alle sorgenti, penso ai salmoni, ma anche alle trote, no? Per andarsi a riprodurre. Quelli che sono rimasti invece intrappolati a monte, nel tempo diventano consanguinei perché sono isolati e quindi a un certo punto la popolazione crollerà per motivi genetici. Quindi anziché fare una grande diga con tutti i casini, eccetera, eccetera, posso fare 100 piccoli impianti a ruota idraulica, la vecchia ruota, quella del Medioevo, ma fatto con i criteri più moderni e che quindi non interrompe il corridoio ecologico in nessun modo. Gli impianti che trasformano il vento in energia possono avere un impatto sul paesaggio, ma se facciamo attenzione alla loro collocazione, alla loro dimensione, abbiamo sicuramente un'energia rinnovabile di cui approfittare. Se incominciamo a studiare un eolico che invece sta al di fuori di queste nostre criticità, anche offshore per carità, questa cosa va invece viceversa non solo autorizzata ma incentivata. Chi ha detto che devo fare una torre alta 180 metri come si fa oggi, insomma, no? Ti metti in luoghi idonei e fai le torri più piccole, ne fai di più. Noi anziché fare grandi opere centralizzate di energia, le dovremmo fare piccole ma diffuse e cooperanti in rete tra di loro. Di energia che produce tutte le altre. Io stessa produco e conservo l'energia del sole con i miei pannelli fotovoltaici qui al Bosco di Ogigia. È una fonte di energia che ancora utilizziamo poco, ma che potrebbe diventare la più importante. L'energia solare è l'unica strada che io vedo. Perché altrimenti dove la prendiamo questa energia? Insomma, perché è abbondante, è rinnovabile veramente, anziché andare a occupare i campi fertili, farlo in maniera diffusa. In maniera quindi su tutti i tetti, su tutte le superfici già esistenti, lungo le autostrade, sopra le autostrade, sulle pensiline, eccetera, eccetera, ovunque non rompa le scatole, in maniera cooperativa. Poi la somma diventa il totale. Guardiamo gli alberi, loro ci insegnano tantissimo. La loro struttura è fatta per raccogliere più sole possibile. Le loro foglie sono dei veri pannelli solari. Ci insegnano come raccoglierla al meglio e loro dall'energia solare traggono il nutrimento. Il mercato dell'energia elettrica dovrebbe aspirare a diventare come il mercato a chilometro zero dei prodotti agricoli, tanti piccoli produttori che vendono a clienti locali. Il futuro è che, con tutte le nuove tecnologie e con tutto quello che possiamo fare, tutti divengano produttori domestici e si mettano in rete. Ma intanto da chi ci riforniamo? Io oggi vi presento Tate, questa società giovane, è italiana, è di Firenze, che presta particolare attenzione alla trasparenza in bollette. Questa è già una cosa importante. Ma soprattutto, dopo il nostro incontro, si è impegnata ad eliminare il più possibile l'energia proveniente da biomasse legnose, che come abbiamo visto non è rinnovabile e non è neppure ad emissioni zero. Quindi dal 2022 mette a disposizione anche i suoi certificati di garanzia, quelli che le vengono forniti quando acquista energia, in cui sarà possibile leggere con esattezza la provenienza e l'origine dell'energia elettrica. Vi faccio vedere come è fatto un certificato. Dal 2022 con Tate lo potete vedere. E se siete arrivati fino a qui nel video, vi dico bravi, perché Tate mette a disposizione a chi segue il Bosco di Ogigia uno sconto di 48 euro per passare appunto a questo fornitore di energia. Grazie per essere arrivati fino a qui, spero che questa nostra indagine sulle energie rinnovabili sia stata utile ad aumentare la consapevolezza sulle scelte da fare anche in campo energetico. E comunque ricordatevi che l'energia più pulita è quella che non consumiamo. Grazie, ci vediamo al prossimo video, ciao!